Beh, direi che qua tra qualche cosa troviamo tra tutte queste proposte e a me interessava questa oppure l'izakaya. Mi aveva detto che vuole andare al caffè veloce e invece qua c'è il No, caffè stavo liscio. scherzando. La business library, bello, interessante. Bento and coffee, French bistro, tempura, interessante. Sushi, ma non me lo fa mangiare. Yakitori, bello questo, ristorante di yakitori, vicino a casa. Di Gigi, la Toscana. via Italiano, Toscana, no, Gigi, Yakiniku. Vabbè, io direi entriamo in sto palazzo, ando coio coio, direi che va tutto bene. Sì, è figo sto posto. Non è che è troppo figo per noi. Allora, siamo scappati da lì dentro perché Andrea era infastidito che uno. mi parlano per invitarmi a entrare Il venditore di perché sushi che si gli fa. devono Fai vedere fare il i gesto che ti cavoli loro. faceva. Non lo so, ma ha fatto così, non mi ricordo. Sì, perché ti faceva. Gli stava dicendo che lì il sushi lo fanno. Anche quello Esci del di scala. bento lo facevano a mano e poi chiedeva a lui se era buono. Ma Esci di perché mi scala? chiedi esci di scala? Perché se non Se ti ho non lo sa mangiato nel lui. ristorante, come faccio a Magari saperlo? diceva oshiso. No, è esci di scala. Oishi desu ka? Non l'ho sentito, ho sentito che ti diceva ikaga desu ka. Vabbè, comunque siamo usciti e siamo interessati a questo ristorante Thai perché non l'abbiamo mai provato. Siam BBQ, però non c'è il barbecue, ci sono le zuppine, non lo so. Vediamo. I prezzi sono abbordabili e c'è una cosa che random, può essere qualsiasi cosa. Proveremo magari quella, non lo so. Non lo so. Allora, come al solito è difficile perché dobbiamo C'è il piatto mettere insieme indicato. dei menu. Cosa ti interessa? Questo. A me interessa Ma quello. forse questo. Ah, interessante. Vabbè, vedremo cosa sceglieremo. Finalmente abbiamo deciso, ci hanno portato un'insalatina così prima di ordinare. Poi anche questo che non sembra nell'ordinazione. Ci abbiamo le bacchette di metallo, così se dobbiamo combattere contro Nel dei piatto nemici c'è nel la zuppa. frattempo. Nel piatto anche c'è la zuppa, allora forse quella zuppa lì. Velocissimo! È già arrivato uno dei piatti che abbiamo ordinato, è interessante, speriamo che queste siano noccioline, nocciole. Peanuts, che non mi Sì, ricordo in sono arachidi. italiano, arachidi, perché se sono noci io muoio. Assaggiale, please. Non sono noci? Non mi sembra vederle così, Sono sembrano arachidi proprio o pistacchi? arachidi. No, pistacchi sono di un altro colore, sono. La famiglia è quella. Vabbè, basta che non siano noci. Questo è molto bello, arrivato in un lampo proprio. Ma già. Che non è quello che volevo mangiare io. Cos'è? Devi Lo fa mangiare questo. Ma mangiare le tu, mangiamo, ma ce le dividiamo. questo è pollo, credo, piccante. Pollo piccante con erbetta. Buono. Troia. Allora. Piccantissimo. Sti cazzi. Commento Piccantissimo. proprio tecnico, eh. Ed è aromatizzato con una salsa tipo il limone, però caldo. Mi sembra di mangiare pollo col detersivo. No, buono. Una roba. Adesso lo assaggio anch'io. No, poi secondo me poi ci fai la bocca. Sì, ma perché secondo me lo devi mangiare insieme al riso. Però, Prova la zuppina. mamma mia. Riso è riso Thai, lo vedo lunghino, non è riso giapponese, giusto? Può essere, sì. Senti anche un po' dal sapore. Assaggia la zuppina, non vogliamo vederti mangiare tutto il piatto insieme. Mastro lindo. Vai. Ma la zuppina magari con Da me. la zuppina con le bacchette, sei veramente avanti. Non lo so, non lo so esprimere. Vabbè, È sempre scusami, piccante un po' anche questa. E c'è della roba gommosa dentro. eh. Allora. È un gusto strano. Allora, il pollo non è detersivo, ma è lime. È detersivo, è matto lindo. No, è lime. Sì, ma ha un gusto strano. La zuppina è molto buona, assomiglia alle zuppine indiane, cioè quelle dei salsine indiane che ti portano. A me non dispiace. Questo è molto buono. Questo non capisco cosa sia, sembra qualcosa a base di uovo.
La pasta è strana perché non assomiglia né ai nostri spaghetti né a quelli giapponesi. È una via di mezzo. Queste fortunatamente sono arachidi, quindi non mi uccidono molto bene, però ho solo la zuppina. L'albergino è proprio acquetta ingrassata, è molto leggero, però magari insieme al tutto dovrebbe andare bene. Vedo che è buono questo. Va bene. Adesso mangio. Non sono tanto distante, cioè con la Thai è un po' più piccata, però spesso ad esempio in Italia sono insieme come cucine, i ristoranti cinesi hanno anche cucina thailandese. Sì. Non lo so. Non so se ha diritto o meno, ci mettono anche quella giapponese, però. Vabbè, adesso mangiamo e poi via ai giardini dell'imperatore. Oddio, non li avevo visti! Sono loro, il ritorno degli occhietti. Che stile li mangi tu, Andrea? Se dico gli occhietti non me la sento. Però ancora se sono dentro all'okonomiyaki. Carina la signora thailandese che mi ha detto go punta. E penso che sia grazie a rivederci in thailandese, perché non era giapponese. Parlava giapponese un po' così. Però quel go punta mi piaceva, con le manine giunte. Ah, questo palazzo è molto bello. Quanta impressione, tutta questa altezza di grattacielo.